Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, sto provando nuove combinazioni per filmare, quindi ho preso un altro supporto come potete vedere per il telefonino. Spero che venga bene il video, spero che la luce sia ottimale perché fuori c'è bruttissimo e quello che voglio fare con voi in questo video è un veloce Get Ready With Me, più che altro mi rinfresco il trucco perché stasera usciremo solo io e mio marito per fare un aperitivo, visto che sono praticamente 10 giorni che siamo a casa. E quindi io ero truccata da stamattina, vedete che ho ancora un pelino di rossetto, matita occhi che ormai è un po' andata, il mascara della Collistar sto ancora usando dell'anno scorso che va ancora benissimo, non mi ha dato problemi neanche di irritazioni, niente, quindi continuo a usarlo finché non si secca e la matita sopracciglia. Quindi andrò a fare la base con il fondipolvere compatto di Kiko. Direi che l'ho quasi scavato del tutto ormai e la sua spugnetta che è sotto da questa parte molto sporca, ma la userò dalla parte pulita e poi la andrò a lavare e lo prelevo semplicemente strisciando la spugnetta sopra il prodotto. È una polvere fantastica, io non so, Kiko con queste polveri ha fatto veramente la svolta per la mia base, perché io ho la pelle mista e quando c'è molto umido come in questi giorni e ancora abbastanza caldo, la mia pelle continua a trasudare, a lucidarsi, quindi io non metto ancora fondi in crema. Infatti questo è anche il motivo per cui non mi sono mai tanto abituata a mettere il fondotinta, perché quando ero ragazza non esistevano fondi in polvere così performanti, a meno che non si conosceva neanche il fondo in polvere, a meno che non si andasse, vabbè, sui soliti marchioni, diciamo tipo Chanel, Yves Saint Laurent, ecco, nelle profumerie classiche, ma altrimenti non c'erano fondotinta, sto parlando dell'inizio degli anni 2000, non c'erano fondotinta compatti in polvere che fossero buoni a medio-basso costo. E a me questo fondotinta di Kiko ha svoltato la vita. Questo è della collezione Dolce Diva, ma ne ho un altro che come colore è uguale, spero che anche la resa sia uguale. Guardate come ha coperto bene. Io adesso non ho grosse imperfezioni sulla pelle per fortuna, ma cioè non ho macchie da coprire, cose del genere, però insomma avere un incarnato uniformato, a parte le occhiaie ovviamente, avere un incarnato uniformato fa proprio la differenza, lo vedete quando io spesso tendo a trascurare la base perché appunto non ho grosse magagne da coprire, però in realtà quando poi la faccio la base vedo tutta la differenza della base fatta. Come vi dicevo, questo è della Dolce Diva ed era il numero 03 Light Beige e sottotono neutro, come dovrei avere io, neutro freddo. Cioè Kiko fa delle polveri che sono incredibili, sono proprio fondenti con la pelle. Se avete poi la pelle mista si fondono benissimo. Comunque io questi prodotti li metto spesso anche con il pennello in fibre sintetiche da fondotinta liquido, insomma, perché comunque si stendono benissimo anche così, soprattutto se avete la base appena messa, diciamo, scusate, sì, o il primer o la crema idratante appena messa. Vado a rinfrescare un pochino il correttore. Io ho questo della Kiko, il Full Coverage Dark Circles Concealer in tonalità 05. Non so se si vedrà qualcosa, e l'ho messo anche un po' sul naso, così. Oddio. Adesso vado a ripulirmi con il pennello e questo lo metto con, di solito lo applico con questo pennello, come sapete, da fondotinta, che io lo uso lo stesso per il correttore perché tanto ne ho da mettere. Questo è un correttore buono che non va nelle pieghette, non si ossida, non segna righe d'espressione e insomma fa bene il suo lavoro ed è di medio costo. Secondo me l'ho pagato sulle 10 euro, non mi ricordo. Comunque bello qua sul naso,
così che lo rendiamo simmetrico, tanto dopo andrò a mettere un po' di bronzer. Stasera voglio fare proprio la base completa e ovviamente il mio immancabile primer di Mula, Kill Fix the Chaos, ormai lo conoscete benissimo, e vado a metterlo perché poi vi farò vedere la chicchina con cui mi trucco. Vorrei iniziare a fare una serie di video che riprendono un po' anche il vecchio stile del mio canale, sull'utilizzare le cose che si hanno, rispolverare le cose che si hanno. Non fraintendetemi, io lo faccio sempre. Cioè, utilizzo sempre le cose che ho, le faccio un po' girare, vado a ispirazione, se vedo che una cosa non la uso da un po' di tempo la riprendo, quindi è come se comprassi dai miei cassetti, diciamo. Però in realtà in video non lo faccio vedere così spesso, di solito cerco di portare le novità. Invece è qualcosa che voglio fare perché anch'io sono contro lo spreco e non voglio insomma, che delle cose, soprattutto buone, vengano sprecate, ma anche le altre, perché poi creano inquinamento, insomma, e consumo per niente. Le sopracciglia dovrebbero essere ancora abbastanza fatte. Adesso vediamo, magari alla fine del trucco vado a rimetterci un pochino di matita. E, no, prima finisco la base, scusate. Prendo il bronzer di questa collezione di Kiko, che era la Lost in Amalfi 02. Sono collezioni, credo che hanno 2 anni, ma le polveri sono perfette ancora. Il bronzer io lo uso poco comunque in generale e ho solo questo in polvere e continuo a usarlo finché ha profumo. Ancora un profumo di crema solare che è incredibile, è proprio buonissimo. Sono polveri cotte, tra l'altro completamente disidratate, quindi non dovrebbero andare a male. Lo sfumo direttamente sopra al fondotinta in polvere perché appunto avendo messo quello in polvere non necessito di cipria. Un po' nella jawline, vediamo se un po' in fronte appena appena, che ho la fronte che non è molto estesa, però per dare, quindi non avrei bisogno di comunque rimpicciolirlo all'attaccatura dei capelli bassa, ma voglio lo stesso dare una continuità, insomma, di colore al viso e il rimanente lo metto sui lati del naso. Ok, mi sono scordata il blush, lo vado a prendere subito. Usiamo questo. Allora, io metterò anche un po' di illuminante perché voglio fare la base completa, però in realtà questo fard è già un po' luminoso, non avrebbe bisogno di illuminante, ma questo di Kiko della collezione di Natale, credo anche questo di 2 anni fa, è fantastico. Vedete, è bellissimo. Lo prendo sempre con lo stesso pennello del fard, un po' fluffy, so che non si dovrebbe usare questo, però. Anzi, scusate, quello per l'illuminante di Real Techniques, perché non usarlo? Eccolo qua. E vado a prendere la parte rosa all'esterno della stella. Bellissimo questo illuminante. Sbatto un po' perché è molto, essendo festivo, è molto sparaflesciato. Però i granuli sono piccoli, vedete, dà un effetto bello bagnato, non è troppo prepotente. Guardate. Ok, io lo metto solo sugli zigomi per stasera. Poi la base è fatta. Vado a rinfrescarmi il rossetto che è il Captive Audience di MAC, comprato in super sconto da Pinalli nella mia città. È questo bellissimo colore con un finish fantastico, è un malva ma con una componente anche di magenta. Ecco,
leggerissimo, non si sente neanche quasi sulle labbra, ma ed è molto idratante. Sì, non lo contorno con una matita. Devo ancora trovare la matita giusta per questo rossetto. Ok, adesso tadan, passiamo a lei. La Mini Rose Palette di Natasha Denona. Io ho voluto prenderla questa, l'ho pagata sulle 28 euro, perché non ho mai provato l'applicazione degli ombretti di Natasha Denona. Non ho nessuna sua palette. Non avevo neanche le palettine piccole, diciamo, ho voluto prendere questa perché appunto ne ho sentito sempre parlare bene di queste palette e volevo provare la qualità dei suoi ombretti perché li ho swatchati diverse volte, ma non li ho mai provati sull'occhio, quindi non ho mai provato la lavorabilità, la tenuta, eccetera, e se vanno bene anche per me che non ho la mano super esperta e tutto quanto, insomma. Sono bellissime anche il packaging, guardate. Allora vado con questo malva chiaro per cominciare a disegnarmi la piega. Prendo il mio pennellozzo di sfumatura, anche ampio, questo di Real Techniques per gli occhi sempre, e vado a disegnarmi la piega. Io quando lo faccio cerco di sollevare la palpebra e andare comunque, o guardare verso il basso con la testa reclinata all'indietro perché così riesco a vedere dove ho la fine dell'orbita oculare e l'inizio dell'osso, diciamo, e vado a stenderlo proprio in questa zona di confine. Guardate che bel colore, proprio da piega, bellissimo, molto discreto, molto elegante. Devo dire che sì, questo matte si lavora benissimo, non spolvera per niente, non ho il minimo fallout, adesso poi mi controllerò anche più da vicino, ma non mi pare che sia caduto niente. Non fanno fallout in cialda, sono bellissimi. E ora faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e poi non vedo l'ora di provare gli shimmer. Vorrei usarli tutti o quasi questi 5 ombretti in questo trucco. Vediamo un po' cosa ci salta fuori. Vediamo se riesco a usarli tutti. Ok, adesso vado a prendere invece il matte più scuro che ha questo marrone, secondo me, con dentro comunque una componente di rosa malva, un marrone freddo comunque. Lo vado a prendere e lo dispongo proprio sulla V esterna dell'occhio, non ce la posso fare. Scusate, mi guardo nello specchio che ho sotto perché sennò. Mamma mia, che bello! Guardate che bello! Poi mi avvicino con la ripresa. Bellissimo. In questo modo do un po' più di definizione all'angolo esterno e anche alla piega palpebrale. Stessa cosa faccio dall'altra parte. E niente, per adesso non mi sto deludendo, ero proprio veramente veramente curiosa di provarla perché poi sento ovviamente la mia amica makeup artist che ne parla benissimo, tante ragazze sul web che ne parlano molto bene, insomma hanno un hype incredibile questi prodotti di Natasha Denona. La mia unica paura era che fosse un po', valesse un po' anche per lei il discorso di Pat McGrath, cioè che bisogna anche riuscire a capirli gli ombretti e bisogna saperli lavorare. Ecco, quindi invece io volevo qualcosa che comunque fosse performante, ma che non fosse troppo professionale da usare, perché appunto io non sono una make-up artist, sono una grande appassionata. Da tanti anni, fin da quando ero piccola, ma non sono una make-up artist, quindi non posso fare chissà che esibizioni, ecco, con i trucchi. Chissà
chissà che lavori. Allora, adesso vado a mettere questo, che dovrebbe essere il protagonista, lo prendo con il dito, lo vado a mettere sulla palpebra mobile. Oddio, è crema questo, ragazze. Scusate, mi avvicino allo specchio perché sono un po' ciecata, non ci vedo bene. Ecco, questo veramente è bellissimo, infatti, bello, 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 bello. Allora, una palette un po' primaverile, ma secondo me anche per un trucco per le feste di Natale io ce la vedrei benissimo. Allora, andiamo di qua. Io ormai gli shimmer o i satinati tendo a metterli sempre con il dito perché con i pennelli anche sintetici, cioè non riesco a capire come sono, cioè non sembra che non rendano e quindi io ho imparato a metterli. Ho imparato una parola grossa, ho preso l'abitudine, diciamo, di metterli con il dito. E adesso volevo mettere solo al centro della palpebra mobile questo colore qui e fare tipo un punto luce, perché poi invece l'angolo interno lo vorrei fare con questo rosino super chiarissimo. Con un pennellino e vedere come performa. È un matte anche il rosino chiarissimo. Questo è così, guardate che bello. Mamma mia. Cioè, sono impalpabili, ma si vedono molto sull'occhio, cioè proprio. Io però non me la sentivo di prendere una palette intera di Natasha Denona perché hanno un prezzo che è proibitivo. Io ho già tante palette, mi trucco solo io, a volte trucco mia mamma o mia suocera, ma o mia nipote, ma cioè non così comunemente, quindi voglio dire che senso ha prendere tanti prodotti quando poi ho due soli occhi e non metto neanche l'ombretto tutti i giorni perché ci vuole tempo e io spesso non ce l'ho, ma è bellissima, non l'ho chiusa, ma invece volevo mettere questo colore nella parte interna dell'occhio. Andrò a prendere un pennellino piccolo, intanto vi faccio vedere il dettaglio. Sembra che segnino, ma perché questa telecamera con la luce della ring light enfatizza qualsiasi piega, qualsiasi mini ombra, ma vi assicuro che dal vivo non segnano per niente la texture, per niente. Anche da vicino mi sono guardata con lo specchio anche ingrandente da vicino, ma proviamo a vedere di fare il punto, è bellissimo questo. Guardate che bello. Sono burro, non saprei come definirli perché dire gessosi non, no, perché il gesso dà quell'idea anche di spolverino che non sono, ecco, per fortuna. Ma non sono neanche burrosi, cioè non potrei dire ovviamente che sono dei matte burrosi. Hanno una consistenza che è veramente molto molto bella e interessante. Anche per me. Cioè anche voglio dire per le mie esigenze, se così vogliamo dire, per i lavori che faccio io. Ok, guardate. Allora faccio. Metto la matita occhi, rifaccio un pochino le sopracciglia e poi faccio un close up. Non vi ho fatto gli swatch in un video precedente perché penso che la conoscerete tutti, ma comunque una foto degli swatch la lascio alla fine di questo video perché meritano comunque. E non è detto che tutti poi la conoscano così tanto, quindi. Cosa avevo detto che facevo? Ah, matita sopracciglia fatte non perderti i pezzi. Matita sopracciglia, le rifaccio un attimo e matita occhi, certo. Allora, scusate, mi devo riabbassare per fare un po'. Ripasso un attimo, riempimento e soprattutto la codina esterna di questa, che avendo pochi peli naturali tende più a svanire. Ok, sono uguali, sì.
Matita occhi, che matita occhi mettiamo? Va bene, direi che metto questa, ragazze. Questa che è quella di Donna, la Chameleon di Donna, la numero 8, che non è questo fucsia, ma è questo violetto. Ecco, voi per esempio lo vedete viola. Io lo vedo più sul verdone perché è una multicrome, dipende da come viene colpita dalla luce. Queste matite che inizialmente non mi piacevano perché sembravano molto unte, in realtà lo erano in estate, ma adesso vanno bene, direi. Invece la matita che ho messo nell'occhio stamattina non mi piace, infatti penso che al prossimo declutter se ne andrà. Che è quella invece della marca del DM, questa qui, la Trendy Tap. C'è scritto Contour and Glide Casual, ma come casual non fa niente, cioè nel senso che colora solamente l'infracigliare, ma nella waterline non fa niente. Peccato perché il colore sarebbe anche bellino, c'è cioè un viola freddo con dei glitterini lilla, però peccato che però come casual non colora. E si trasferisce molto sotto. Bene, ragazze, questo è il trucco finito. Adesso mi avvicino così potete vedere. Spero che si veda. Aspettate che sposto anche la luce. Potete vedere il risultato del trucco. A me piace molto anche l'ombretto chiaro matte messo all'interno. Come vi dicevo, purtroppo dal cellulare sembra che segni tantissimo, in realtà non è così. Il rossetto sembra più fucsia di quello che è, in realtà è una magenta, non saprei come descriverlo, adesso metterò delle foto. Comunque un colore che non è così brillante, cioè, ma anche la mia pelle sembra di alabastro, in realtà non è ancora così chiara e trasparente come a gennaio. Bene ragazze, vi saluto, lascio qui gli swatch del rossetto e della palettina di Natasha Denona. A prestissimo, ciao!